Grazie mille Presidente per aver accettato la mia intervista, se vuole presentarsi ai telespettatori. Sì, sono Michele Bertato, Presidente della Pro Martellago. Com'è si è aperto secondo lei quest'anno, Presidente, la festa? Beh, la manifestazione quest'anno sta andando bene grazie anche al tempo clemente, diciamo, potete vedere anche da soli, constatare diciamo, l'affluenza molto buona questa sera e non è neanche una giornata festiva, insomma, quindi siamo contenti per il momento. Quanto ci è voluto per organizzare la festa? Purtroppo diciamo che questa festa praticamente richiede un sforzo organizzativo notevole, nel senso che voi dovete sapere che noi chiudiamo fra due giorni, però fra due mesi circa incominciamo a lavorare per la manifestazione dell'anno prossimo. Beh, se vuole magari parlare delle specialità culinarie qui da voi. Beh, allora la manifestazione è famosa un po' diciamo nel territorio fondamentalmente per la nostra cucina, che è un po' il fiore all'occhiello della manifestazione. Qua potete trovare tutti quanti i piatti a base di radicchio, dal risotto alla tacchinella ai gnocchi, e vi consiglio di provare, diciamo, perché sono veramente squisiti. La cucina è veramente, diciamo, riesce a sfornare ottimi piatti, non ultimo il dolce a radicchio. Comunque, guardando anche tutte le persone che abbiamo dietro le spalle, senz'altro la cucina qui da voi è ottima. E se magari vuole dire ai telespettatori a casa il lunedì sera qui da voi che evento si terrà? Sì, allora la manifestazione è ormai agli sgoccioli perché chiude il giorno 15, quindi lunedì. Lunedì c'è un importante, diciamo, appuntamento a scopo benefico, perché Max Pianta praticamente fa una serata a favore dell'ASL di Martellago, quindi invito tutti quanti coloro che vogliono partecipare per sentire della buona musica e allo stesso tempo, diciamo, fare un'opera di beneficenza, diciamo, a favore di questa associazione locale. Bene, sicuramente invito anch'io tutti i telespettatori a casa a raggiungervi, se magari vuole fare qualche ringraziamento alle persone che hanno collaborato con lei. Beh, un ringraziamento, diciamo, va innanzitutto ai volontari che rendono possibile questa manifestazione, oltre naturalmente a tutte quante le associazioni di volontariato culturali che praticamente ci danno una mano e ci aiutano, diciamo, a promuovere tutta una serie di iniziative collaterali anche alla manifestazione. Domani pomeriggio ci sarà un trenino che collega, diciamo, Piazza Bertati, dove ci sarà un'importante iniziativa dell'ASCOM con gli stand della mostra. Quindi ripeto, un grazie a tutte quante le associazioni, un grazie soprattutto ai volontari e alle istituzioni che ci sostengono ormai da anni. Bene, io ringrazio lei, ringrazio tutte le persone insieme a lei per averci accettato, per aver accettato anche quest'anno la nostra collaborazione. Speriamo di vederci ancora l'anno prossimo, grazie mille e buona continuazione. Been walking down this road for some time, and you love me good, no lie. But there's something behind those eyes.
piazza degli amori, ragazzi sono errori. Finalmente si apre quella porta, un saluto, un bacio ed un abbraccio, e l'affetto riempie tutti i cuori, tra quelle mura sopra di loro. Casa dolce casa, immagina che tu sia, sei sempre casa mia.